È stato organizzato perché ci è sembrato, così a me e Elena Maria Persico, che siamo state un po' le ideatrici, ma poi dal circolo dei lettori Librellula che si tiene qui al Chiostro San Domenico di Lamezia Terme, che appunto esiste oramai consolidata una letteratura calabrese che giustamente, insomma, si è fatta conoscere, ha fatto conoscere la Calabria anche con un'immagine diversa da quella stereotipata, all'interno della quale però un po' le voci femminili mancavano. E il fatto che poi abbiamo avuto subito un'adesione spontanea e abbastanza entusiastica, insomma, da parte di altre di autrici, di operatrici culturali, eccetera, e, insomma, ci ha fatto pensare che forse questa esigenza effettivamente c'era. E da ultimo la piacevole coincidenza dell'uscita, insomma, di questo libro di Maria Rosa Cutrufelli, appunto Scrivere con l'inchiostro bianco, e che da sempre, insomma, è stata negli anni anche finalista premio Strega, quindi una presenza prestigiosa che, insomma, ha detto da subito che sarebbe venuta volentieri, insomma, avrebbe presentato volentieri il suo libro, che poi è un saggio sulla scrittura femminile. E quindi, insomma, insieme ad Anna Rosa Macri, che invece qui è conosciuta come giornalista e come scrittrice, abbiamo messo insieme un po' tutti questi pezzi e oggi siamo qui per questa chiacchierata. Beh, qui dipende un po' da che punto di vista se ne parla. Sicuramente nell'era del digitale, le piattaforme condivise, insomma, la scrittura oggi è molto più semplice, quindi è anche molto più praticata rispetto che in passato. E quindi ci sono voci giovani, voci nuove, che oggi tra l'altro saranno anche qui presenti a parlare dei propri libri, proprio perché l'invito alla scrittura, comunque all'espressione di sé, è una cosa diffusa, insomma, molto diffusa. E anche molto praticata. E poi è ovvio, il risvolto della medaglia è vedere un pochino anche a volte la qualità, insomma, perché sappiamo anche che poi c'è un mercato editoriale che ha buttato sul mercato tantissimi libri, quindi, insomma, c'è un pro e un contro, però di sicuro penso che, insomma, al contrario di quello che si può pensare, la scrittura è forse più praticata che in passato.